si sarebbero poi liberati dei vertiginosi sistemi gassosi, la cui massa si condensò e si formarono i pianeti. Ma questo è assolutamente impossibile, perché il 95% del movimento angolare non risiede nel Sole, ma bensì nei pianeti stessi. Oltretutto, Venere, Urano e Plutone ruotano all'indietro. Anche se gli astronomi si attengono all'ipotesi della nebulosa, riconoscono che non si può spiegare il fatto di come i pianeti abbiano potuto collocarsi nelle loro attuali posizioni. Quindi, lasciando il nulla assoluto, noi non raccoglieremo delle illazioni. Il sistema solare deve essere stato progettato, ma anche tutto il resto. Non solo la vita marina, con i grandi plesiosaurus, le grandi balene, ma i dinosauri, i mammiferi, tutti in perfetta armonia, con gli uccelli e i grandi pterodattili, tutto in armonia affinché l'uomo ne potesse gioire. Ma ora questo fa sorgere una domanda intrigante. Se tutto ciò in principio è stato disegnato nella perfetta armonia, come possiamo spiegare come certi tipi di orche sono poi diventate orche assassine? Come certi tipi di plesiosaurus, che avevano la capacità di triturare altre creature? O come certi serpenti a sonagli sono diventati aggressivi, quando invece erano stati progettati per essere l'assoluto perfetto compagno medico dell'uomo, per inocularlo con un siero benefico, che ora invece è velenoso, ma che nella creazione originale era un siero benefico? Quale spiegazione possiamo dare a tutto ciò? Perché questo cambiamento? Al tempo della caduta dell'uomo, e la caduta dell'uomo è una realtà assoluta, al tempo della caduta dell'uomo le cose cambiarono. La Bibbia dichiara chiaramente che le spine e i triboli che non facevano parte della creazione, nell'originale progetto, cominciarono a spuntare e crescere, e l'uomo cadde molto velocemente. Credo che l'uomo abbia vissuto fuori solo qualche giorno o qualche settimana prima della sua caduta, perché credo in una celere caduta dell'uomo. Vi sono delle ragioni specifiche e permettetemi di presentarvele rapidamente. Perché credo che l'uomo sia caduto quasi subito? Egli cadde molto presto perché Eva non aveva concepito prima della caduta. Ella non concepì Caino per partorirlo prima della caduta, perché questo significherebbe che fuori era in atto il ciclo ovulatorio di 28 giorni, tempo della sua fertilità. Ricordate, i loro corpi erano perfetti. Dio aveva detto loro di moltiplicarsi e riempire la terra. Questo significa di riempire ogni angolo della terra con la loro specie e di governare su tutto il mondo fisico. E in fondo questo è ciò che Dio desidera per l'uomo. Ecco che abbiamo il contesto nel quale la caduta avvenne velocemente. Avendo dei corpi perfetti ed essendo volontariamente ubbidienti a Dio, essendo stati uniti in matrimonio da Dio stesso, stavano pianificando una famiglia. E pur essendo molto fertile, Eva non concepì che dopo la caduta. Quindi questo significa che la caduta è avvenuta fuori e entro 28 giorni, e con tutta probabilità entro i primi 14 giorni della creazione. Questo è qualcosa su cui riflettere. Anzi, spero proprio che questi programmi siano fonte di riflessione e spero che stiate seguendo tutte le nostre trasmissioni. L'unico modo che abbiamo di sapere che ci seguite e che alla TBNE possano sapere che ci seguite e che volete che questo programma continui ad andare in onda è di scrivere a Creazione nel XXI secolo, via Pascoli 103, 21050, Marnate, Varese, o contattandoci sul sito web www.tbn.org. Quindi la caduta dell'uomo è un'assoluta realtà, e oltretutto si tratta di una realtà piuttosto immediata nel contesto creativo. Come conseguenza della caduta dell'uomo, troviamo che incominciano a crescere le spine e i triboli. Troviamo che nel creato c'è un cambiamento. Come può questo essere possibile? Credo che gli scienziati creazionisti suggeriscano due possibilità. Io non ero lì, e neppure i miei colleghi, quindi non possiamo saperlo per certo, ma sicuramente nel mondo della ricerca genetica esistono due possibilità. La prima è l'introduzione di nuove informazioni genetiche.
Dio ha certamente questo privilegio e priorità, in quanto Egli è il Creatore, e di conseguenza la disubbidienza voluta dall'uomo e la caduta nel peccato crebbero le spine e i triboli. La moglie, la madre, doveva partorire con dolore e amarezza, e l'uomo avrebbe dovuto lavorare, e il sudore della sua fronte sarebbe stato la prova che il lavoro sarebbe stato un duro lavoro. Quindi può esserci stato un intervento diretto da parte di Dio nell'introdurre delle nuove informazioni genetiche dopo la caduta dell'uomo, in modo che in qualsiasi momento l'uomo avesse guardato, pur vedendo un meraviglioso, equilibrato e armonioso universo, comunque gli veniva ricordato che egli era un peccatore e che aveva bisogno di essere redento. Questo è della massima importanza. Dio non vuole che noi possiamo dimenticare che Lui ci ama, nonostante il nostro peccato, nonostante la caduta di Adamo ed Eva, nonostante il nostro personale sprofondamento nel peccato. Dio vuole redimerci per avere comunione con Lui, quindi ci rammenta che in diverse aree le cose non sono più equilibrate. Il serpente a sonagli non si comporta più per come era stato originalmente disegnato e le creature si divorano l'una con l'altra. Quindi è possibile che Dio abbia introdotto delle nuove informazioni genetiche, o visto che Dio vive nell'eternità e che conosce la fine fin dal principio, e noi siamo consapevoli delle potenzialità genetiche latenti o delle potenzialità genetiche dominanti, allora è possibile che Dio abbia progettato la potenziale conoscenza che l'uomo, essendo un agente libero e morale, avrebbe violato il patto che egli aveva fatto con il Creatore e avrebbe violato le stipulazioni che il Creatore aveva posto, stipulazioni molto semplici, e quindi è possibile che fossero dei geni recessivi che si sono pronunciati e manifestati solo dopo la caduta dell'uomo. È possibile questo? Sì, è possibile. E questo ci conduce alle nostre ricerche specifiche che svolgiamo presso il Museo dell'Evidenza della Creazione. Molte volte in questi programmi mi avete sentito parlare delle strutture del bellissimo ambiente antidiluviano. Nonostante il peccato dell'uomo, l'uomo ha potuto continuare a vivere fino a quasi 1000 anni. Nonostante la disarmonia, c'era comunque una straordinaria bellezza nella creazione dell'uomo. E ritroviamo tutto ciò nelle prove fossili. Scopriamo che la grande capacità polmonare degli uomini permetteva di assimilare una maggiore quantità di ossigeno, in modo che le totali risorse mentali dell'uomo si potessero attuare. Era un mondo di meraviglie, nonostante la caduta dell'uomo. Ora diamo uno sguardo alla potenzialità genetica. Al Museo dell'Evidenza della Creazione, dopo aver speso poco più di 35 anni di ricerche scientifiche di come il mondo era in origine, negli ultimi 5 anni, qui al museo, abbiamo progettato uno strumento molto sofisticato. Potete vedere delle piccole tracce di bobine. Abbiamo isolato 2200 bobine in una camera. Abbiamo delle valvole di alimentazione. Abbiamo un computer che genera l'impulso di un campo elettromagnetico. Monitoriamo quel campo con questo oscilloscopio che vedete posto sopra la camera. Lo pompiamo fino a raggiungere le 2 atmosfere di pressione. Così non solo aumentiamo la pressione, ma aumentiamo anche il ratio di ossigeno e aumentiamo il ratio di anidride carbonica. Aumentiamo l'impulso del campo elettromagnetico alla dimensione appropriata e il risultato è un laboratorio di analisi indipendente di elettroforesi. Ora, per molti di voi che ci state seguendo, potrebbe sembrarvi un nome strano, un termine molto strano, ma l'elettroforesi si può spiegare con questo esempio. Utilizzando un gel si prendono certe proteine e il DNA, che è portato alla consistenza del gel, fa passare della corrente elettrica che viene monitorata attraverso il tutto. Quindi le proteine si esprimono in colonne distinte. Ciò che abbiamo fatto è un laboratorio di analisi indipendente e abbiamo dimostrato che simulando il mondo com'era prima del diluvio, abbiamo alterato il veleno dei serpenti nella biosfera confrontato con gli stessi serpenti in condizioni controllate. Abbiamo eliminato alcune proteine.
Ne abbiamo aumentate altre e diminuite delle altre ancora. So che questo può sembrare difficile da comprendere, ma in altre parole significa che di fatto abbiamo alterato il modo in cui una proteina può manifestarsi in un organismo vivente per tornare al potenziale del mondo creato.